La madre, uscendo dalla porta, ha visto la bambina Rom con in braccio la piccola neonata che si trovava, insomma, fuori al pianerottolo. Riesce a pensare di essere condannata o comunque accusata di rubare un bambino che non le appartiene, no? Come non appartiene comunque poi a tutto il popolo rom, diciamo, rubare bambini, insomma, un po' un mito millenario di cui non abbiamo riscontri, diciamo, nella realtà, tranne questa sentenza che è uscita oggi. Ancora oggi si trova Annisida a quasi 8-9 mesi di differenza. È stato insomma, il processo di primo grado è terminato con una sentenza di 3 anni e 4 mesi e una richiesta da parte del pubblico ministero di 6 anni e 6 mesi ed è stata condannata per sequestro di persona consumato e aggravato. In questo processo per noi c'è stato un accanimento dall'inizio. Probabilmente, diciamo, se non avessi avuto questo valore mediatico, questo valore simbolico, il processo e il fatto in sé, probabilmente ci sarebbe stata la possibilità di valutare più serenamente tutti gli elementi. Qualsiasi strada abbiamo cercato di intraprendere, poi insomma, abbiamo trovato dei muri. Da una parte c'era la parte più visibile, più coreografica, più violenta, che era quella, diciamo, delle case di edilizia popolare che sono alle mie spalle, delle Cinque Torri, e un'altra parte più silenziosa, forse più perbenista, che era dell'edilizia privata, dei parchi privati, del ceto medio, che in modo diverso, diciamo, si sono saldate con un unico comune denominatore: cacciamo lo straniero perché lo straniero è l'unica ragione di tutti i nostri mali. Io non credo che i gesti che sono accaduti contro i Rom siano partiti in maniera spontanea dalla cittadinanza. Io credo che ci sia stato qualcuno che abbia sobillato la popolazione e che dietro la protesta della popolazione si sia nascosto anche il gesto di natura criminale di chi materialmente poi ha gettato quelle bottiglie Molotov. Probabilmente anche la malavita del posto guarda con particolare attenzione ai progetti approvati dal comune, alle attività fatte da alcuni imprenditori sull'area e probabilmente la presenza del campo Rom veniva vista dalla malavita del posto come un freno a possibili progetti su cui probabilmente anche la malavita intende mettere non solo gli occhi ma anche le mani. Su questa area lo spiraglio del mare, diciamo, il porto turistico, un volano di sviluppo, diciamo, si è aperto e con la zona franca sta andando avanti. Noi abbiamo da tempo il sospetto che queste attività alla fine servano soltanto per far aumentare il valore di questi suoli e per giustificare una serie di speculazioni, di compravendite di suoli che già sono in atto. Molti di questi suoli sono suoli che attualmente ancora oggi si presentano come delle discariche, alcuni di questi ospitavano appunto dei campi Rom, suoli che sono stati acquistati negli ultimi anni per poco e niente da quelli che erano i vecchi proprietari. Da grossi imprenditori che presentando una serie di progetti che sono stati approvati dal Comune di Napoli, alla fine hanno visto decuplicare probabilmente il valore di questi suoli. Noi abbiamo il sospetto che tutta questa serie di attività alla fine poco porterà al quartiere in termini di effettiva riqualificazione. Il 4 agosto era la data fatidica in cui, diciamo, partiva il bando e gli imprenditori dovevano venire qui per investire, diciamo, in sviluppo e in occupazione. Siamo oggi a marzo del 2009, nulla è cambiato, per la terza volta il bando è andato deserto, l'assessore è in galera. La società che ha proposto la realizzazione dell'opera è una SRL di circa 20.000 euro di
dichiarati come capitale sociale, noi siamo andati a ricostruire chi sono i soci di questa società, alla fine siamo approdati a vedere che ci sono dietro delle società che operano outdoor, quindi fuori dall'Italia, nei cosiddetti paradisi fiscali, non siamo in grado di sapere realmente chi ci sia dietro questa struttura. Sul Pala Ponticelli viene realizzata una struttura di 11.000 metri quadri in grado di ospitare gli eventi e vorrebbero far credere che tutta la parte commerciale che dovrebbe essere realizzata attorno su una superficie 4 volte superiore di 44.000 metri quadri, loro la vogliono far passare come accessoria. Io credo che in una struttura dove si svolgono dei concerti musicali, accessorio può essere il ristorante, la buvette, il bar, il negozio di gadget, di articoli sportivi. Questo può essere secondo me inteso come accessorio, ma realizzare un supermercato, un mega ipermercato, io la vedo difficile che un ragazzo che si va a ascoltare il concerto, prima o dopo il concerto, ne approfitta e va a fare la spesa al supermercato. Mentre noi eravamo qui a mezzanotte con la polizia dei carabinieri per mettere in salvo donne e bambini come noi, c'era chi rivendicava con un manifesto pubblico su Ponticelli, PD da un lato e Alleanza Nazionale dall'altro, via i rom da Ponticelli. Io credo che sia stata una delle pagine più vergognose della politica e di questa parte della città, che si è sempre connotata per essere una parte che ha accolto e che non ha cacciato. Io credo che difficilmente i rom si vanno a integrare. La città non è in grado di ospitare, perché non ha neanche le attrezzature, queste popolazioni rom che arrivano, aumentano anche senza controllo. Credo che la ferita che hanno lasciato quella notte in questo territorio difficilmente si potrà immaginare in questi anni. The roof is on fire. The roof is on fire. We don't need no water, let the motherfucker burn. Burn, motherfucker.